Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa rubrica di queste stime di mercato secondo il mercato attuale, ma di giocatori passati ritirati e che fanno parte di un passato ormai abbastanza lontano per alcuni. Oggi parliamo di difensore che vi ho già spoilerato nella puntata precedente, che è appunto Fabio Cannavaro, il difensore, uno dei difensori più forti dell'Italia, nazionale italiana. Fabio Cannavaro, intanto parliamo di Fabio Cannavaro per quello che è stato, per vedere quelle che sono state le cifre reali e i paragoni potenziali con giocatori simili di questa epoca. Fabio Cannavaro è un giocatore classe 1973, quindi fa parte di quella generazione di giocatori anni 70, del Piero, Totti e così via, Pirlo, Buffon, quella classe di giocatori là. È un giocatore che ha vinto il mondiale nel 2006, che aveva già 33 anni, quindi è una cosa da tener conto perché è una cosa molto importante questa vittoria, e anche per quando avviene. A 29 anni Cannavaro viene comprato dall'Inter per 23 milioni di euro. Al tempo quei 23 milioni di euro, e contiamo che parliamo del 2002, quindi 29 anni di Cannavaro, era una cifra abbastanza buona, nel senso che comunque Cannavaro ha avuto, è passato a Napoli e Parma, un passato molto buono visto che era già affermato grazie a quelle squadre là, ma ovviamente era un difensore, e essendo un difensore, tranne il discorso Buffon che è stato nel 2001 un po' una cosa particolare, per essere difensori li hanno visti un po' svalutati rispetto a quelli che erano poi in realtà gli acquisti circa gli attaccanti. In quegli anni sono stati acquistati attaccanti centrocampisti come Zidane, Vieri, Inzaghi a cifre 40-50 milioni di euro attuali, se non anche di più, mi pare lo stesso Zidane. Quindi praticamente le cifre iniziano già a girare sopra quella cifra là. Però tenendo conto di questo gap, se gli attaccanti venivano venduti i migliori attaccanti a quelle cifre là, centrocampisti a quelle cifre là, 23 milioni di euro nel 2002 per un difensore che ancora non era al top della sua carriera, forse forse andava anche bene, quindi era abbastanza attualizzato rispetto a quello che era il periodo storico. Adesso ovviamente sembra una cosa diversa. Teniamo conto adesso però delle cifre che poi sono evolute. Negli ultimi anni sono venuti dei difensori a cifre veramente, alcune spaventose, alcune che ci stavano. Io vorrei portarvi degli esempi di difensori simili, poi ovviamente ogni difensore ha delle sue caratteristiche tecniche particolari, però diciamo che più o meno difensori sono difensori, c'è quello proprio bravo coi piedi, quello più bravo come stopper, ognuno ha la sua particolarità, qualcuno mette insieme le due cose, vedi Barzagli. Hummels viene comprato a 28 anni per 35 milioni, parliamo di 2 anni fa, quindi prima di questa bolla quasi scoppiata con Neymar, quindi ancora quando il mercato vedeva la soglia 100-105 come massimo. Quindi chiaramente 100-105 come massimo, 35 milioni è abbastanza in linea con quello che era, insomma, il rapporto difensori e attaccante centrocampista, tenendo conto che il record era appunto di Bale, che è un giocatore offensivo, e poi di Pogba l'anno successivo con appunto i 105 milioni. Quindi abbiamo 35 milioni per lui. Viene un po' più gonfiato il discorso da David Luiz, il brasiliano, che secondo me tra l'altro non mi piace, non so come siano riusciti a spendere queste cifre qua. In realtà forse il fatto che sia brasiliano può essere che abbia alzato ulteriormente il prezzo, perché c'è un po' il fascino del brasiliano, evidentemente è quello il discorso. Forse perché veniva dal Chelsea, parlo della seconda cessione, visto che nella prima cessione venne acquistato nel 2011 a 25 milioni di euro circa, quindi una cifra abbastanza giusta rispetto agli standard. Solo pochissimo dopo, nel 2014, venne acquistato a circa 50 milioni di euro, diventando uno dei difensori più pagati di sempre. 50 milioni di euro che secondo me al tempo, quando lessi quella cifra lì, ma cioè, che cosa sono? 50 milioni di euro che veramente erano fuori da ogni discorso perché il giocatore secondo me non gli valeva. Se contiamo Hummels preso mi pare l'anno dopo, 1 o 2 anni dopo, a 35 milioni, Hummels che secondo me è molto più forte di David Luiz, diciamo che forse quei 50 erano troppo, però quello decise il mercato, meglio le parti che si incontrarono. David Luiz, come sapete, 2 anni fa mi pare, è tornato al Chelsea dopo questa parentesi al Paris Saint-Germain insieme a Thiago Silva, e appunto è tornato con una cessione ulteriore di 35 milioni circa, quindi un po' meno qui perché si era svalutato, questo perché forse perché il campionato francese nel quale ha militato è meno interessante di quello della Premier, quindi si era un po' svalutato, complice il fatto che le sue prestazioni forse non erano al top, il toppissimo, un po' diversamente da quanto fatto magari col Chelsea, che era stato riconosciuto appunto nel Chelsea come difensore affermato, anche se personalmente non mi è piaciuto. Quindi teniamo conto di queste cifre qua. Precedentemente abbiamo l'esempio di Bonucci, Bonucci che all'età di 30 anni viene acquistato dal Milan per 42 milioni complessivi di bonus. Forse questo è l'esempio più vicino rispetto a quello che poi è il discorso. E Cannavaro, quando venne acquistato dall'Inter, forse come palmarès non aveva quello che aveva Bonucci. Però ritengo che Cannavaro fosse anche un difensore più forte.
Per tanti motivi ritengo che alla fine come cifra per quel momento storico, tenendo conto del fatto che sì Cannavaro al tempo era più forte sicuramente di Bonucci secondo me, ma sicuramente aveva vinto meno di quanto avesse vinto Bonucci nel 2017, quindi metto Cannavaro una cifra molto simile a quella di Bonucci, quindi 40 milioni di euro. Quindi il Cannavaro 29enne l'avrei venduto, l'avrei acquistato, dipende dalla parte, per 40 milioni di euro attuali. Io credo che quello che David Luiz sia intanto stato un acquisto un po' strampalato, quindi mi ottengo più sul discorso Hummels, David Luiz, terza cessione, quella al ritorno al Chelsea, che quella cessione esplosiva del Chelsea appunto nel 2014. Quindi questa è la mia stima, poi sappiamo che Cannavaro ha vinto il mondiale a 33 anni e qui ricordo un po' il discorso che ho fatto l'altra volta con Oliver Kahn. A 33 anni per un difensore, forse a maggior ragione che un portiere, comprare a cifre esorbitanti, per quanto abbia vinto il mondiale, tra l'altro con pallone d'oro, magari un po' più alto rispetto a una cifra di qualsiasi altro difensore molto forte che non ha vinto nulla, penso quando Chiellini era in orbita altre squadre, penso i Barzagli tenne 3 anni che era molto forte, ma aveva 33 anni, quindi chiaramente là non mi sbilancerei molto. Ricordiamoci che nel 2006 è stato venduto a Real Madrid da Juventus per soli 7 milioni di euro, se non sbaglio, una cifra bassissima, tenuto conto che la Juventus in quel momento doveva cedere. Tutti stavano scappando e quindi hanno dovuto tirare basso il prezzo. Quei 7 milioni però, in una situazione normale in cui la Juventus non va in B, l'avrei portati a 15-20 milioni, ma non di più. Certo hai 33 anni, ma sei comunque campione del mondo e pallone d'oro. Quindi chiaramente in questo caso 15-20 milioni, nonostante l'età, si poteva fare. Poi sappiamo che nel 2010 Cannavaro era un giocatore bello che è finito, 37 anni, un mondiale disastroso, tra cui la sua prestazione, e quindi chiaramente là il discorso è azzerato. Ricapitolando, cosa facciamo di questo Cannavaro? Abbiamo due stime di valutazione che ho messo in mostra. La prima del Cannavaro 29enne che in questo mercato sarebbe venduto a 40 milioni di euro circa. La seconda del Cannavaro 33enne, campione del mondo e tutto il resto, venduto al massimo a 15-20 milioni rispetto ai 7 milioni del tempo conditi dal discorso Calciopoli. Bene ragazzi, il video finisce qui. Questa era Cannavaro e la mia stima di mercato, di potenziale mercato, nel caso in cui Cannavaro fosse un giocatore attuale in questo mercato un po' gonfiato. Io credo che il bello è però venire fuori poi con centrocampisti e attaccanti, perché sappiamo bene che per quanto riguarda i difensori e i portieri il mercato non si è ancora molto distorto. Infatti le cifre che passano, alcune sono particolari, ma sono più per giocatori terzini, quindi difensori che magari hanno una spinta, e poi vedremo nei prossimi esempi quali. Però per ora, per quanto riguarda i centrali difensivi e i portieri, tutto tace, perché i portieri sono pochi quelli ceduti, quindi fin qua non ci sono cessioni, non ho nessun metro di riferimento se non le cessioni passate, perché Donnarumma e Compagnia Bella sono ancora nelle loro rispettive squadre. Detto questo, il prossimo giocatore di cui andrò a parlarvi sarà il nostro azzurrissimo capitano Paolo Maldini, bandiera milanista, giocatore fortissimo, forse il difensore italiano più forte di tutti i tempi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, che sarà, come sempre, Forza Juve. Ciao! Paolo.